6 aprile 1924, Brianza antifascista. Le elezioni politiche del 6 aprile 1924 rappresentarono il coronamento della creazione dello Stato fascista. Gli italiani furono chiamati alle urne con una nuova legge elettorale, la legge Acerbo, che aveva abolito il sistema proporzionale sostituendolo con un cospicuo premio di maggioranza, l'assegnazione dei 2/3 della rappresentanza parlamentare alla lista di maggioranza che avesse raccolto almeno il 25% dei suffragi. Votò il 63% degli italiani. Il listone contrassegnato dal fascio Littorio ottenne 4.305.936 voti, pari al 63%. Mussolini fu totalmente deluso dal voto dei brianzoli, che consegnò al listone fascista un misero 18,7%. Si trattava del peggior risultato elettorale, con una caduta del 46% rispetto alla media nazionale. Nonostante soprusi, sopraffazioni, minacce di rappresaglie post-elettorali e brogli attuati dalle milizie di Mussolini, i brianzoli espressero un voto antifascista. Di rilievo anche la percentuale dei votanti, che se a livello nazionale, come detto, si era attestata al 63%, in Brianza raggiunse la ragguardevole cifra dell'84,3%. Mussolini non ignorò la valenza politica di quel risultato elettorale deludente, che nel contesto nazionale appariva come una sfida pubblica al potere fascista. L'antifascismo brianzolo, con il voto del 6 aprile, non era più un fatto interno di quella zona che si potesse celare e contenere nei suoi confini in attesa di tempi migliori per lo squadrismo. Si era manifestato apertamente e clamorosamente in una consultazione politica a carattere nazionale, diventando un esempio di ribellione per tutto il paese, un punto di riferimento pericoloso per il nuovo regime che Mussolini non poteva più tollerare. Le sue direttive scateneranno un assalto massiccio, devastante alla Brianza. Il duce furente ordina alle squadre di azione di assalire e devastare sedi, circoli, giornali di partiti di opposizione. Anzitutto, appena furono resi pubblici i risultati elettorali, un manifesto a firma dei fascisti di Monza e del circondario fece la sua comparsa sui muri di tutti i paesi della Brianza. Le ragioni dell'insuccesso del listone fascista venivano imputate ai vari bolscevichi, bianchi e rossi, e in una progressione di minacce e contumelie vi si poteva leggere: Monza e il suo circondario fanno parte dell'Italia o della Russia? Basta, chi semina vento raccoglie tempesta. 60.000 bastardi, traditori. Gli squadristi passarono poi prontamente all'azione, devastando ed incendiando le sedi di circoli, sindacati e cooperative, in ben 43 località. A tutti gli oppositori, sindacalisti, dirigenti politici e amministratori pubblici fu data una caccia spietata. Così descrive i fatti Don Domenico Orlandi Arrigoni, allora parroco di Sovico. Nei giorni seguenti, appena si seppero i risultati dei voti, nei paesi della Brianza, cominciando da Monza, ecco scoppiare improvvisa l'esecuzione di un premeditato piano di violenza e di distruzione. Sono state bande di gente armata che corsero su camion di nottetempo e scagliaronsi su quasi tutti i paesi per vilipendere persone, sacerdoti compresi, invadere case, incendiare mobili, saccheggiare e distruggere merci, seminare desolazione.